Salve ragazzi, siete in compagnia di Max Azzard e stiamo iniziando la 58esima lezione del corso di trading sportivo Betting & Change. Oggi parliamo di ulteriori approfondimenti sullo scalping, una lezione particolarmente importante e significativa. Scusatemi, volevo approfittare della situazione per invitarvi a iscrivervi al gruppo di Facebook Sei un trader sportivo se, una community di 1700 persone, 1700 appassionati al trading su Betting & Change. Da quel che ne so io, 1700 è un numero nettamente superiore a 1094, che invece altri definiscono come una community molto più numerosa. Io i conti e presumo di saperli fare, speriamo che valga per tutti quanti. Bando alle ciance e passiamo al nostro argomento della giornata. Apriamo il nostro software e andiamo a vedere cosa ci riserva il palinsesto odierno. Andiamo in Inghilterra, oggi è esattamente il 13. Sono andato a vedere il computer. Allora, questo è troppo tardi. Newbury. Ci dovrebbe essere, vediamo. Chiuso da 6 minuti. E qui mancano 7 minuti, perfetto. Possiamo andando a iniziare a vedere questo. Andiamo sulla ladder e ci troviamo di fronte ad un'operatività che, come abbiamo più volte detto anche nel precedente trattato, e sviluppiamo sui primi tre favoriti. Questo perché sono i mercati dove confluisce la maggiore liquidità, gli ordini più sostanziosi. Uno degli errori principali dello scalping è appunto la non conoscenza del valore di quello che noi stiamo trattando. Vedete per esempio nel primo cavallo, la Zuli, vedete rimbalzare continuamente la quotazione tra, per esempio in questo caso, 2,94 in lei e 2,96 in back. Ovviamente non esiste il valore assoluto di quel cavallo in questo momento, non vale 2,94 oppure non vale 2,96. Vale ovviamente come miglior offerta in lei e in back, appunto, le due quotazioni. Quindi abbiamo una contrattazione su questi due livelli, 2,94 e 2,96. In questo momento, per esempio, 2,82 e 2,84, è un continuo incontrarsi ovviamente tra domande e offerte in back e lei, appunto, della negoziazione. Non esiste un valore. Noi siamo abituati, ad esempio, nel calcio, in cui abbiamo, che ne so, un valore fisso sul match odds, abbiamo il pareggio a 3, e quindi per noi la valutazione del pareggio in quel momento è quota 3. In questo momento, e invece in ambito ippico, in ambito scalping, dobbiamo vagliare la migliore offerta in back contro la migliore offerta in lei. E questo è il valore del momento della trattazione che stiamo avendo sotto gli occhi. Ovviamente dobbiamo andare a cercare, una volta si diceva, vendere e acquistare in back e vendere lei, ovviamente, acquistare in back a una quotazione più alta e rivendere lei a una quotazione più bassa. Questo
Questo ovviamente ci permetterebbe di un acquisto come quello attuale, 2,82 in back e 2,80 in lei, ci permetterebbe appunto una contrattazione, un acquisto come il presente. Quindi dovremmo acquistare, quelle che vede ovviamente sono le proposte che sono già presenti, quindi una proposta di 2,82 nella colonna di destra, come vedete in lei, è ovviamente qualcuno che è disposto a prendere, a offrire quella quotazione. Noi, quello che vediamo in black, sono le operazioni che lei hanno proposto e viceversa. Quindi purtroppo nella quotazione black avremo sempre un valore più basso della quotazione lei immediatamente disponibile. E per essere in guadagno dovremmo riuscire a prendere la situazione opposta, quindi riuscire ad avere un back più alto della successiva negoziazione che andremo a fare. È ovvio che dobbiamo fare le nostre operazioni in mercati molto liquidi, come questo per esempio. Guardate qui. Sul favorito sono stati abbinati già 256.000 euro e siamo ancora a 2 minuti prima che inizi la gara. Sul secondo favorito 209 per un totale di 500, è fuori quadro, ma ve lo anticipo, di 500, 600.000 in questo momento, 602.000 euro abbinati e ancora siamo ancora lontani dalla partenza. Vedete anche le battaglie fatte a quota 3, abbiamo esattamente 20.000 e riuscite a notare anche l'eventuale uscita in stop loss che qualcuno ha dovuto organizzare per una valutazione a 2,15. Vedete, abbinati 24, 26.000, 3 e 3,05, guardate la battaglia che c'è stata, ma 3 e 3,05. Quindi quello che avevamo approfondito già nella situazione successiva e gli stop loss indicati a 4 o 5 tick di differenza che permettono appunto una ben chiara identificazione della nostra operatività. Quindi se volete fare scalping ovviamente consiglio, specialmente per chi non è ancora esperto della materia, di operare esclusivamente in ippodromi UK oppure irlandesi. Questa vale per ovviamente tutti quanti. Guardate adesso come si stanno allineando in pratica, non abbiamo un netto favorito davanti e vedete i volumi scambiati, tutti in ambito o sul salto ticche o nei paraggi appunto quando scattano le operazioni di stop loss e di target profit ovviamente. Ribadiamo il concetto che ovviamente c'è sempre. Non è che a un livello si opera esclusivamente in stop loss, per esempio, ingresso a quota 3 in lei sul salto ticche a 2,96, abbiamo esclusivamente entrati in stop loss. Ci deve per forza di cose essere l'abbinamento e quindi l'incontro della domanda e dell'offerta, altrimenti appunto non avremmo un'operazione tradata, quindi questo è sottinteso, questo ovviamente fa parte, spero, a questo punto del corso delle vostre conoscenze. La gara è partita ora, come vedete le quotazioni impazziscono, si svuotano ovviamente anche dei volumi, delle proposte in essere. In live diventa più semplice seguirla attraverso la grid, ovviamente, eccole qui, e in questa maniera riusciamo a seguire meglio l'andamento della gara stessa. Questa è una cosa breve.
Abbiamo il favorito del partito in quarta e vince a passeggio senza nessunissimo problema. E noi non interessa ovviamente chi vince e chi perde, perché in prelive dobbiamo aver chiuso ogni pur minima operazione. Andiamo a vedere le cose successive. Allora, avevamo detto, sette minuti. Anche qui andiamoci a vedere la ladder sui tre favoriti. Guardate, anche qui abbiamo la nostra battaglia a quota 4 sul salto Dick. Momentaneamente il secondo favorito è salito fino a 7,20, è disceso da 8, guardate le operazioni fatte precedentemente, e da una quotazione di 10 è sceso fino ad arrivare a 7. Non so se riuscirà, se ha la forza sufficiente per fare la sua battaglia a 6, ma vedete gli altri due favoriti, orientativamente al salto tick di 4 e al salto tick di 8. Guardate, tra 8 e 8 e 20, 8.000 binate sul terzo favorito. Anzi, questo dovrebbe essere il quarto. Vediamo se c'è il terzo. Guardate anche questo a quota 8. Chissà perché. Quindi 4 e 8 e un altro cavallo a quota 8. Questo momentaneamente non so se sarà indirizzato verso quest'ottica qui. Comunque, a noi, come ripeto, interessa la battaglia che dobbiamo fare sul salto Dick. Fissiamo la nostra attenzione appunto sul salto tick e vedete nei tre livelli immediatamente successivi una situazione di stallo, perché i volumi sono, i volumi non gli abbinati, ma i volumi proposti sono orientativamente similari. C'è un buon supporto a quota 4, la quotazione dovrebbe svolgersi adesso, vedete, tra 4,10 e 4,20, perché appunto esiste a quota 4 un buon supporto, una buona quantità di 1.100. E vedete, si sta fa da rimbalzo e si sta ovviamente salendo in questa quotazione. Il discorso delle campane lo facciamo successivamente, ma già questo è un allontanamento dal limite estremo della campana, quindi per questo momentaneo movimento è ipotizzabile appunto un'uscita da questa campana, da questa situazione. Quindi un prezzo che dovrebbe in questo momento salire per poi o dirigersi verso altri obiettivi oppure rientrare nella campana stessa, ma lo vedremo ovviamente successivamente. Nel terzo cavallo, quello di destra, vedete appunto la battaglia a quota 8, 788, e torniamo anche sull'altro favorito, dovrebbe essere sceso. Guardate, ha abbandonato la trattazione a 8,20, è uscito da questa campana e ha creato un nuovo vortice di abbinamenti e una quotazione attorno a 7. Lo vedete tranquillamente. Guardate il secondo favorito, probabilmente se passo 6,40 dovrebbe riavvicinarsi a fare la sua bella battaglia a quotazione 6. Vediamo quello che succede. È ovvio che all'abbassamento del secondo favorito corrisponde un innalzamento della quota del primo favorito. Guardate che il box che stanno caricando adesso, tutte operazioni in pratica stabilizzate. Guardate, non è mai uscito da 4,20 4,30, quindi tutte le quotazioni sono fisse da un bel po' da questa situazione. Mentre sul terzo, per esempio, il terzo cavallo, vedete un trend ascensionale, mentre qui stanno praticamente caricando i box. È ovvio che quando caricano i box, poi lo vedremo successivamente,
avremmo più è lungo il periodo in cui stanno caricando questi volumi e più avremo un'esplosione verso l'alto e il basso, appunto, a seconda di come si dirigerà il mercato. Guardate, hanno stabilizzato a quota tra 4,30 e 4,20, 16.000 più 9.000, 25.000 abbinanti soltanto in questo singolo miglior offerta in back e in lay. E mancano 2 minuti, gli occhi forse sono praticamente fatti, vediamo se abbiamo beccato anche questa tipo di previsione. Vediamo se per esempio sfocia in una, mancano pochissimi minuti, sfocia in una direzione abbastanza netta. Sembra che si muovano in basso, guardate, guardate. Guardate ragazzi. Non è difficile lo scalping in sé per sé, abbiamo i dati per poter operare senza difficoltà, soprattutto dovete rendere vostro questo tipo di operatività. Osservazioni, 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 non dovete star lì a indovinare il singolo evento, ma nelle vostre simulazioni o operate appunto in simulazione oppure anche senza neppure cliccare su quell'evento, immaginare dove possa andare a scendere. Da 4.30 vi avevo anticipato che avremmo avuto appunto un'esplosione, siamo arrivati a 3.75. Quindi era un buon... Il problema è che mancano soltanto 45 secondi, altrimenti avremmo potuto assistere a ben altre situazioni ancora più esplosive. Quindi acquisite la giusta dimestichezza appunto nel fare questo tipo di operazione. Simulazione, simulazione, simulazione. Abbiamo visto il carico appunto nel box, sono i limiti i due estremi, il target in pratica tra le due quotazioni in cui si sta caricando l'evento. Quindi più riusciamo a intravedere un box, come dicevo prima, un box abbastanza lungo e abbastanza stabile, e più avrà un'esplosione successivamente verso uno dei due estremi. Eravamo a 4.30, siamo arrivati a 3.70, 3.65, guardate. Mancano 23 secondi per partire e quindi l'operatività ovviamente per uno scalper è già terminata da un bel po'. Non stiamo tradando il favorito perché vediamo che i trader stanno facendo questa operazione. Stiamo soltanto guardando co cosa succede sui volumi abbinati. Non stiamo facendo pronostico come qualcuno ci suggerisce, stiamo invece vagliando soltanto che tipo di pressione abbiamo in campo. Quindi lo scalping è molto semplice, è entrata in live, vediamo che succede. Guardate ovviamente la scomparsa, vediamola in grid, la scomparsa della disponibilità perché il mercato la sessione live ovviamente è ben altra cosa. Quindi per i neofiti, anche se tutto quello che è live è più interessante, più speculativo e più appariscente, io direi che è meglio stargli alla larga, specialmente se conosciamo poco questo aspetto. Quindi stiamo facendo scalping e non stiamo facendo scommesse pure. Il favorito se n'è andato e ha raggiunto quota 12, 24, 48 è andato. Vedete, il secondo favorito invece
rientra, secondo e terzo favorito, rientrano nella battaglia finale. 1 e 10 vincerà probabilmente il terzo favorito. E a noi interessa zero chi abbia vinto, chi abbia perso, perché la nostra operatività è già terminata ben prima che vada in live. Stiamo facendo scarpini, non stiamo facendo pronostico, non ha senso fare una fribette qui come qualcuno suggerisce, è una merita stronzata, perché appunto, specialmente che, dato che la nostra attività si svolgerà sul favorito, come suggerisce qualcuno, non ha senso appunto rischiare quello che hai guadagnato finora per una operatività che diventerebbe void. Sono 10 cavalli, quindi rischiare di essere stati sul mercato 20 minuti, non aver vinto niente soltanto per una free bet, che è vero sì, è a costo zero, ma che ovviamente ci azzera anche i potenziali nostri guadagni, quindi sono totalmente contrario. Se non sto facendo pronostico, vabbè, vede in quel cavallo il suo pronostico e lo porta avanti. Ma siccome lo scalping non è assolutamente pronostico, nonostante le stronzate che qualcuno ci vuole mettere in orecchio, suggerirei appunto di non andare verso una free bet, ma eventualmente, se si è monetizzato qualcosa, raccogliere i frutti, perché appunto stiamo facendo scappi. E chiudiamo anche qui, abbiamo passato i 20 minuti, è un altro mini segmento di approfondimento sullo scalping. E l'argomento è molto lungo, molto affascinante, molto completo, quindi quando andremo ad analizzare, come ripeto, la parte più interessante sarà senz'altro il discorso delle campane. E in quella situazione valuterete voi stessi la completezza dell'argomento che stiamo portando avanti, nel tentativo appunto di darvi una serie di nozioni più o meno complete e appaganti, come appunto come dicevamo. E la chiudo qui. È terminata questa ennesima lezione, i cui contenuti, targati Max Azzad, sono ovviamente gratuiti. Bye! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui in basso all'interno del logo e sarete automaticamente aggiornati qualora nel canale stesso vengano aggiunti nuovi contenuti. Grazie!